Salve ragazzi, bentornati in Horizon. Perfetto, abbiamo lasciato il nostro amico Vilgund che ci voleva anculare dandoci metà dei quattrini, ma noi invece rubare ricchi. Ispezione alla scena del crimine. Andiamo a farla, di qua invece c'è. Aggiungere l'orologio di caccia. No, questo. Rubare ricchi. Missione. Questo. Per i suoi servizi, prometto che non farò nessuna domanda. Andiamo a rubare ricchi. Ah no, c'è da fare ispezione alla scena del crimine. Ok. Mi sa che è quella lì. Allora. Con lui. Così hai visto il ladro scappare? Ero con le spalle al muro. Non mi aspettavo che qualcuno entrasse dalla finestra. Mi ha superato vestito di grigio e ha preso la spada. Solo questo. Per il sole il cuore stava per scoppiarmi. Il ladro ha avuto la grata per scappare. E del sangue. Sembra che si sia tagliato con le schegge. Gocce di sangue. Meglio seguirle. Allora, vediamo. Faccio un po' prezzo. Non perderti le mie merda. Altro sangue. Continua a seguirlo. Guarda, non mi vedi? Dubito tu voglia sapere cosa stessi. Ancora del sangue. Sangue su sangue. La scia finisce qui. Ma qualcuno deve aver visto il ladro. Se non Ho altro solo la per merce lanciarlo, migliore. insegneremo al Guarda te caso a stessa. proteggere l'arco. Ciao. Qualcuno è passato di qua con una spada? Certo, ha preso dei lenzuoli dal mio banco ed è scappato giù per le scale dietro di te. Stava sanguinando, forse gli servivano belle. Diamine, costavano un sacco. Ho perso i soldi per le garze di un ladro. Ti tiravi una testata. Per le scale qua dietro di me. Se il ladro è passato di qua, c'è solo una direzione in cui può essere andato. No. Dritto. Magari si è buttato di su. Nessuna traccia del ladro. Qualcuno l'avrà pur visto passare. Hai visto qualcuno scappare di qua? Qualcuno con in mano una spada? Sì, mi è quasi venuto addosso. È andato dritto all'elevatore. È scappato. Ma non ho visto spade. Non aveva nulla in mano. Proprio niente. Correva come un matto. Il ladro deve aver gettato la Intrusione spada. in tutto il dominio. Ma dov'è? Parliamo per l'eccesso Forse di l'hanno aggressività. aiutato. Il banco della mercante poteva essere un posto conveniente. Torno dalla mercante. Oh, come puntare il dito, bastardo. Allora, facciamo le nostre giratine all'interno della città, tanto. Sì, oh. Pare che il ladro sia fuggito, ma senza la spada. Forse l'ha gettata da qualche parte. Qui, per esempio. Cosa? No! Io non c'entro nulla. Lo sapremo quando avrò chiamato le guardie e avranno setacciato il tuo banco e interrogato i clienti. Aspetta. Non è come pensi. Hai la reputazione di far risplendere la luce nell'oscurità, quindi so che mi ascolterai. Hai ragione. Ho ricevuto io la spada e a mia volta l'ho data a qualcun altro. Sarà venduta, ma non per profitto. I frammenti andranno ai bisognosi. Ti aspetti forse che ti creda? Te lo dimostrerò. Vai dai miei amici al mulino nel villaggio di sotto. Ti spiegheranno tutto. Se non ti convincono, torna pure con le guardie. Non mi muoverò da qui. E anche se lo facessi, ti troverei. Ma va bene. Darò un'occhiata al mulino. Come minimo. Va bene. Immagino di dover andare a questo mulino per scoprire cosa succede. Qui c'è da picchiare qualcuno, se non mi metti faranno una guapa.
là. Quell'acquedotto è l'orgoglio di Meridiano. Come funziona? Come funziona sto mulino? Questo ascensore? Devo aspettarlo? Ah. Lalalala. Che fa che arrivi? Dai. Ok, madonna, ci sono altre due quest da prendere. Io intanto finisco questa via. E questi dannati Osaran, sempre a creare guai. Terrò gli occhi aperti. Ti pentirai di non esserti fermato. Dai un'occhiata alla mia. Fallo io. Ti pentirai di non esserti fermato. Sì, sì, mi pentirò. Ah. Dai un'occhiata alla mia roba. Allora, andiamo al mulino. Qui ci sono. O mi fanno un agguato o ci sono bambini. I bambini stanno stentando di fame. Ah. So adesso è arrivato. Bene così. E fai i piedi per culo, mi fa passare dalla strada, vabbè. Roba incredibile. Vediamo cosa mi devo aspettare ora da questo mulino, sono curioso. C'è niente più da prendere? No. Di aspettarti. Credo tu voglia risposte. Bene, non è complicato. Recuperiamo oggetti di valore inutilizzati. Li vendiamo e usiamo il denaro per i bisognosi di tramonto. Intendi rubiamo? Se lo preferisci. Da cinghiali che hanno banchettato nella mangiatoia per anni. Ravan non mi sembrava un cinghiale. Puzza come tutti gli altri ricchi di benessere e soddisfazione. Mentre la povera gente soffre. Chi riceve esattamente i frammenti a tramonto? Non i bastardi nella fortezza. Li usiamo per sfamare i poveri di Fiancombroso e curare le loro ferite. Sono andati a Ovest perché costretti. Credimi, lo so. Mia moglie è stata incatenata con altri servi e trascinata là. Sono morti di fame, ancora legati. Oh, mi dispiace. Anche a me. Dov'è la spada ora? Al sicuro, non l'ho ancora venduta.
Cosa ti aspetti che faccia io? Che me ne vada? Speravo ci aiutassi. Dicono che segui le tracce molto bene. Il mio compare Nasan è scomparso vicino a Costa Marchiata. Era diretto a Tramonto insieme a un intero carico di vivande. Se lo trovassi, aiuteresti molte persone. Io ci penserò. Ma solo se restituirai la spada a Ravan. Sapevo me l'avresti chiesto. Gli ridarò la sua dannata spada. Nasan doveva incontrare il suo contatto in un accampamento vicino a Costa Marchiata. Inizia da lì. Ma attenta. Ci sono molte macchine e parecchi cargia delle ombre. E non quelli bisognosi, ma i loro persecutori. Abbassare la guardia. Va bene. Farò queste missioni qui. Madonna, ma mi fanno sempre fa. Cioè. Ragazzi, ma perché mi fai fare sempre queste cazzo di missioni lontane chilometri, madonna. Yeah. Facciamo così. Facciamo la vendetta di una figlia. Vai, tanto. Tanto è. Cioè. Non c'è pace. Oh. Pesce. Niente pesce. Oh, macchine morte, perfetto. Questa deve essere rupe solitaria. Se è una trappola devo fare attenzione. Oh. Azioni, capacità, osso di volpe, pelle di volpe, ah, okay. Carne grassa, sì, no, giusto, e 200 legnetti, ok, cominciamo a ricappare legnetti, quindi. Perfetto. Creazioni, capacità. Perfetto. Qui ci serve carne grassa. Osso di pesce. Ragazzi, devo raccattare legnetti ora. Cioè, sono zero. Crafto. Mi manca zero. Devo raccattare sta merda, eh. Ci sono delle catene nel carro. Sembra un normale avamposto. Meglio guardarsi attorno. Sono così annoiato che questa noia mi annoia. Mi annoia sentirti dire quanto c'è a me. E tu mi annoi lamentandoti della mia noia. Non mi lamentavo di te che sei annoiato. Mi lamentavo delle tue lamentele. Beh, ora sono io che mi... Ferma, straniera. Che cosa ci fai qui? Caccio. Ho inseguito un secodonte per buona parte della giornata. Beh, devi averne perso le tracce, perché non ne abbiamo visti qui. Ora va via, e alla svelta. Beh, non vogliono parlare. Quindi vediamo se nascondono... È una ficcia! Prendetela incatenata, ragazzi! Sta... Figli di puttana forte!
vogliono parlare. Quindi vediamo se nascondono qualcosa. Scappato? Non lasciatemi morire. Ne ho subite di peggiori. Bene, vediamo che cosa nasconde Zaid qua fuori. Pezzi di merda. Intanto i video questo. Non semplici catene, manette. Spostavano i prigionieri da qualche parte. Oh. Etto. La preparerò più tardi. Tracce di carretti, sasso, no, sto cercando maledettamente sto coso, ste ossa di pesce. Eh sì, ti entro per dopo. Ok. Si riparte da capo con questi vigneti, ce ne avevo 600. Andiamo su. Ah, pazienza e pazienza ci vuole. Oh va. Era, chissà se la posso fare, che non mi ricordo se è uno o due. Creazioni, capacità. Ah, pelle di cinghiale. Un altro osso di pesce, mi servono legni, perfetto. Questi legni. Più 50 animali. Sì, io sto praticamente raccattando tutto, ma
Un giorno mi servirà a fare una bella cernita di quello che devo effettivamente raccattare. Le tracce portano a quel complesso. Forse Nakoa è lì dentro. Mi ha pigliato che sta una prova, è un bel rotto le palle. Sembra che Nakoa sia qui e dovrò superare le guardie per raggiungerla. Ti sento, credo. C'è qualcosa. C'è qualcuno a terra qui. Questo qui. Poi. Questo. Qui c'è qualcun altro. Passo. Io poi sono convinto che dopo me ne serviranno affrattati di questi oggetti, però è naturale. Ecco, quello lì. Già, siamo passati di livello, ma da quanto tempo non passiamo di livello? Boh. Questo, schivata abile, attacco al potere. Mani pesanti o delitto. Mentre invece questo, dopo quello, altri tre livelli. Bravo Tommaso. Oh.
attimo. Di qua. Ah sì, l'avevo anche visto. Tra l'altro. Prigionieri. Incatenati per essere venduti come schiavi. Aiuto. Fateci uscire. Parla con Nakoa. Lei saprà cosa fare. Nakoa, mi manda Yan. Ne riparleremo con calma quando avremo tirato fuori gli altri. Yan, hai detto? Non posso crederci. Allora una delle sue preghiere ha funzionato. Ho preso la chiave. Io penso agli altri. Andiamo. Sei bene, sei messo. Parla con Nakoa. Lei saprà cosa fare. E qui quindi che ci sarà? Saranno tornati alcuni? Sapevo che saresti stata un problema. Ma alla fine credo che mi tornerai utile. Quello era un pezzo di merda. La fine è adesso, Zaid. Per te e i tuoi uomini. Da questa parte, ragazzi. Che male detto. Là. Dov'è il sangue? Sei stata più rapida di quel che meritava. Mio padre era un cacciatore. Diceva che le bestie meritano una morte pulita. Come ti ha catturato, Zaid? Volevo fermarlo a Torre Giorno, ma mi ha presa lui. Poi mi ha lasciato andare per farmi catturare dai suoi. E poi? Mi avrebbe venduto come schiava al pari degli altri poveracci che sono passati di qui ogni settimana. Ma si è preso del tempo per torturarmi ogni volta che veniva qui. Non accettava che avessi provato a ucciderlo. Ne hai passate molte. Sto bene. Sei sicura? Zaid è morto. Ero disposta a tutto pur di avere la mia vendetta. E l'ho avuta. Che farai ora? Gli altri sono stati rinchiusi per mesi. Più diventavano deboli, più dura era per Zaid riuscire a venderli. Gli serve cibo, riposo e speranza. Li porterò a Meridiana e me ne occuperò. Bravo. Allora non torni nella Terra Sacra. Che ne sarà di Diana? Le matriarche mi ripudierebbero. E comunque non tornerei. Per me possono anche bruciare. Quanto a Yan, so come contattarlo. Mi mancherà molto. Ma almeno saprà che sto bene. Ciao. Ora devo andare. Ehi, non conosco la tua storia. Ma deve essere bella se hai il marchio della cercatrice. Se avrai voglia di raccontarmela, cercami a Meridiana. Starò lì finché gli altri non si rimetteranno in sesto. Stai provando? A presto. Merdina? Grazie. Per avermi aiutato a estirpare questa erbaccia. Non so, forse ora posso lasciarmi Zaid alle spalle e ricordare mio padre come dovrei.
Quando gli altri saranno pronti, ci recheremo a... Ho sbagliato, va bene? Questo andrà bene. Questo andrà bene, bla bla bla. Beh. Poi. Perfetto. Ispeziona Zaid. Ispeziona guardia. Pozio Gina. Solo 8. Perfetto. Perfetto. Qui che c'è? Olin. Olin. E questa quanto è lontana invece? Lontana, però una secondaria. Ma sono tutte lì. Che palle. No, via. Andiamo da Olin. Trova Olin. Va bene, ragazzi. Siamo qui con il nostro gruppettino di schiavi disperati che abbiamo salvato. Il prossimo obiettivo sarà trovare Olin e capire perché ci ha inculato e ci ha venduto, e quindi non perdetevi il prossimo episodio. Ciao, saluto.